Bello, questo posto, eh? Sono rimasto chiuso dentro. Figa. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte e benvenuti a Bologna. Oggi mi sto dirigendo verso il Dumbo, che è uno spazio urbano di Bologna molto famoso. In generale, secondo me, è un posto da visitare. Però non è che sia la mecca della street art qui. Nell'ultimo periodo ho visto tantissime persone, influencer, che quando parlano della street art di Bologna indicano sempre il Dumbo. È una cosa da prendere con le pinze, perché il Dumbo, come vi racconterò dopo, è uno spazio storico, però identificare solo questo spazio come street art bolognese è un errore. Come spiego infatti anche negli altri video, che se non hai guardato, ti invito a guardare successivamente, la street art, il movimento del writing a Bologna è un tema sempre delicato, perché qui c'è una storia molto importante. Visto che ogni volta mi tocca sentire street art e Dumbo, ci faccio un video. È chiuso. Quindi ora vi beccate un po' di tempo della mia faccia delusa. No, io adesso aspetto qui finché non apre qualcuno. Vabbè, visto che il Dumbo è chiuso, mi sono buttato un attimo qui nel quartiere Porto, mi sembra si chiama quartiere Porto, perché ci sono una serie di muri che volevo vedere e ne approfitto. Via. Bene, dopo un po' di muri che sono sempre collegati a Frontier, Safem, a vedere se è aperto il Dumbo o se trovo qualcuno che mi fa entrare, altrimenti ci attacchiamo a sto cavolo. Dumbo che cos'è? Dumbo è l'acronimo di, ricorderò mai, Distretto Urbano Multifunzionale Bologna. È uno spazio gigantesco, enorme, parliamo di 40.000 metri quadri e pian piano si stanno creando laboratori, spazi eventi, spazi culturali e in generale strutture che vogliono incentivare sia la cultura ma anche la creatività, che è una cosa fighissima. Questo spazio, beh, io ero venuto qua qualche anno fa, mi ricorda tantissimo dei vecchi spazi che c'erano a Milano, che ora non ci sono più. Perché il problema di Milano è che Milano poi a un certo punto ti mangia, entra in gioco tutto il concetto capitalistico, l'economia, basta, non c'è più la libertà creativa che c'era all'inizio. La differenza importante rispetto agli spazi milanesi è che questa era una yard. Parliamo di una delle yard più grandi e più importanti negli anni 90, tant'è che da tutto il mondo i writer venivano qui a Bologna solamente per dipingere i treni, quindi livello altissimo. Però, detto tutto questo, andiamo a fare un giro. Soffermo un attimo su questo muro qua. Oltre a mostre, eventi, tutto quello che succede nella realtà Dumbo, una delle cose più importanti quando si parla di street art qui è Urbana. Urbana Underground Project è un evento artistico legato non solo alla street art, anche al writing, comunque alle arti in generale underground, che si pone l'obiettivo di creare ancora questo collegamento fra lo spazio Dumbo, l'arte urbana e il mondo underground. Poiché, come dicevo prima, questo spazio è sempre stato molto underground. Poi ha vissuto un periodo un po' di noia, un po' spento, e negli ultimi anni si sta riattivando. Il progetto che si sta creando è veramente figo. Però attenzione, perché c'è un però grosso come una casa, o meglio, grosso come questo capannone, che sono simpaticissimo. Attenzione perché l'evoluzione di un progetto del genere sta portando anche eventi di livello magari nazionale, anche più grandi, e questo comporta un aumento dei prezzi.
spalle è un capannone che per Urbana è stato dipinto di grigio e sono stati ricreati i treni cercando di utilizzare i colori dei treni degli anni 90 ma anche quelli contemporanei. L'obiettivo di Urbana nelle scorse edizioni, ma lo sarà anche nelle prossime edizioni, è quello di coinvolgere i writer che sono passati di qua negli anni 90, invitandoli a rifare dei loro pezzi, magari recuperando delle fotografie, su questi treni. In questo modo si va a creare il collegamento tra gli anni 90 ed oggi. Faccio un attimo di pausa anche per mostrarvi questo spettacolare muro di Giorgio Bartocci, ma non è l'unico che ha lavorato qua. Di là c'è il muro del collettivo FX, ci sono dei muri di Bibito, tantissime crew, tantissime persone, fare l'elenco mi diventa impossibile. Mi piacerebbe comunque poter fare un podcast sul Dumbo, sull'evoluzione che ha avuto e su come era prima. Quindi approfitto di questo piccolo spazio per dire: io sono Disagian, mi potete trovare su disagian.it o su Disagismi Urbani, e se qualcuno del Dumbo sta guardando questo video mi contatti, così proviamo a fare qualcosa, perché io sono una persona che di solito fa nel suo e non mi vengo a disturbare, però sarebbe figo fare qualcosa assieme e riuscire a raccontare la storia sfruttando anche il mio canale. Mi sembra importante anche dire che chiaramente Urbana avrà un'altra edizione quest'anno. Ed indovinate quando sarà? Sicuramente non oggi, perché io non è che sono in grado di organizzare i viaggi per andare proprio nei giorni in cui si svolgono gli eventi. Io ci vado qualche giorno prima. Quindi, se stai guardando questo video oggi, il mio invito è di andare sul sito di Urbana Underground Art Project per vedere che cosa è successo. Secondo me ci sta a chiudere il video qua, con questo sfondo del Dumbo, un video dedicato solo e esclusivamente a questa zona. Se ti è piaciuto, metti like, seguimi, lascia un commento. Se ti interessa l'arte urbana, vai ad ascoltare i miei podcast, perché è importante capire da dove deriva tutto questo. Io vado a fare un altro giro. Ciao. Bello, eh? Però sono rimasto chiuso dentro. Figa.